Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Gold Rush The Game. Io non conosco la serie, ma dovrebbe essere una serie su Discovery dove si parla, diciamo, di cercatori d'oro. In questo gioco andremo a fare la stessa cosa. Allora, faccio una premessa, non so se poi ci avrò già fatto altri video, però ve la faccio così di getto. Io su questo gioco ho già fatto due live su Twitch. Twitch è un canale completamente separato da quello YouTube, è un passatempo, come lo è anche YouTube in realtà, però faccio live di getto, approfondimenti di giochi, magari delle anteprime, ma il video, diciamo, quello un po' più approfondito, un po' più spiegazione è questo, è qui su YouTube, insomma. Quindi, se avete piacere e vi va di andare sul canale Twitch, ci sono due episodi finché durano, insomma, perché purtroppo lì dopo qualche tempo, dopo qualche settimana, un mese o due, non mi ricordo, si cancellano e quindi non sono più reperibili. Ho fatto, diciamo, due episodi dove ho portato avanti il campo che adesso andremo a vedere. Lo scopo di questo gioco, beh, è molto semplice: arricchirci e fare oro. Che io sappia, poi non ci sono cose più, diciamo, nobili da fare. Ci sono però tantissimi tier a cui arrivare per la costruzione, per lo scavo dell'oro. Al momento alla banca abbiamo preso questo, diciamo, appezzamento, insomma, del vecchio Arnold, il gioco in italiano, e qui possiamo scavare. Vedete che c'è tutto il terreno qua dove possiamo andare a piazzare i macchinari. Qua c'è anche lo spazio, piazzare i macchinari per poter scavare l'oro, filtrare, diciamo, setacciare l'oro, setacciare la terra. Ma all'inizio il gioco ci mette in condizione di cominciare con delle piccole cose, e un tutorial molto approfondito, davvero molto completo, ci permette di creare più o meno questo. Questo è già un tier, diciamo, 2, perché anziché andare a prendere l'acqua col secchio, usiamo una pompa diciamo elettrica, diciamo a gasolio. In sintesi, come funziona? Funziona che si monta questo macchinario qui, si mettono i tappetini. All'inizio possiamo metterne, il gioco ci consiglia di metterne due. Io poi ne ho messi 4 per un pochino ottimizzare la cosa. Si scava premendo il tasto 2 la terra, la versiamo all'interno e vedete che poi c'è un indicatore qua in alto che ci indica quanto è piena la vaschetta. E una volta piena prendiamo il secchio dell'acqua, lo rovesciamo qua dentro 2-3 volte e l'oro rimane attaccato al tappetino. Adesso vi faccio vedere rapidamente. Faccio fare giusto 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 un giro, così vi faccio vedere com'è lo scavo principale dell'oro, così velocizziamo la cosa, poi magari ci facciamo anche un bel giretto in città, vi faccio vedere un po' di cose. Ora sto già pensando al tier 3, perché in pratica questa zona non è raggiungibile, studiato in modo intelligente, non è raggiungibile da mezzi pesanti. Scavatori devono agire qua davanti. Quindi ho già acquistato con i soldi fatti adesso questo macchinario qui, che è collegabile alla corrente e alla linea dell'acqua, e mi servirà poi uno scavatore, perché la terra che poi adesso abbiamo scavato con la pala la appoggeremo qua dentro con lo scavatore e si attaccerà. È la stessa cosa, qua probabilmente dovrò attaccarci qualcos'altro e poi vi faccio vedere, in realtà poi vi spiego. Allora, in pratica prendiamo un secchio, il secchio, oh mannaggia, il secchio è ancora giù roba della volta scorsa. Beh, intanto vi faccio vedere come funziona qui, perché avevo del residuo dalla volta scorsa. Allora, adesso io prendo l'acqua, vedete, la verso all'interno, vedete se vediamo se me lo dà valido. Sì, lo fa. Se no potrei accendere questo motore. E il bello è che proprio c'è, ci sono delle parti che comunque vanno cambiate per usura. In questo caso il filtro dell'acqua, poi c'è un filtro anche qui che è attaccato al tubo che prende l'acqua. Poi cableremo noi tutto, cavi elettrici, cavi dell'acqua. Vedete qua c'è un tubo grosso che ho tirato io fino qui, dove l'acqua entra, e un tubo piccolo, perché qua ha l'aggancio piccolo che esce ed entra qua. Infatti adesso dovrebbe essere quasi vuoto. Adesso vi faccio vedere anche come funziona con questo. Io adesso lo accendo. Mi dà anche il carburante che ho appena fatto il pieno. Vedete, butta dentro acqua velocemente. Dovrebbe già averlo svuotato. Direi di sì. Quindi lo spengo. Il secchio è molto importante, perché adesso lo riempiamo d'acqua nuovamente. E dopodiché andiamo e prendiamo
i vari tappetini e li laviamo. Dovrebbero starci tutti, dovremmo riuscire a lavarli tutti e quattro, dato che sono praticamente sporchi pochissimo. Quando invece siamo al 100% di tutti e quattro i tappetini, servirà un secchio e un altro secchio dopo. Ovviamente all'inizio il tutorial vi farà costruire questa macchina, diciamo, per metà, quindi senza questo ultimo pezzo che va fino al fiume. Niente, abbiamo lavato i tappetini e abbiamo i residui. Ora, quello che facciamo è quello che ho fatto un attimo fa, cioè svuotarlo all'interno di questo. Questo poi il catino qui lo andiamo a riempire nel fiume. A questo punto col tasto sinistro del mouse abbasso, il destro rialzo, scuoto un po', vedete che si inizia già a vedere dell'oro. Dopodiché con A e D, vedete che vado a svuotare, alzo ancora un po' lì, un pochino. Shift mi passa alla modalità di raccolta dell'oro, vado e raccolgo. Intanto in alto a destra vedete quanto ho raccolto, 1 grammo. Mi è stato consigliato, perché all'inizio ci dice, il gioco ci dice, puoi trovare una pepita ogni tanto. Se vuoi una difficoltà più realistica, disattivala. A me invece hanno consigliato, per esigenze di tempi, di lasciarla attiva, cioè ogni tanto, tipo, non so, ogni 30 scavi trovate una pepita da 30 grammi, 30-40 grammi. E io vi dico, serve, perché mi hanno anche garantito che diventano molto più sporadiche poi in futuro. E mi sono stato comodo per fare quei 20.000 dollari che avete lì, perché scavare e ottenere solo magari 100 dollari, 200 dollari, 300, dopo un'ora non è proprio molto bello. Allora, abbiamo scavato, vedete? Adesso vado giù, ancora scuoto. Vediamo se c'è anche dell'altro. No, non c'è più niente, butto via tutto. A questo punto, col tasto E, vado a riappoggiare qui e vedete che possiamo andare a svuotare nuovamente la parte, da dire di questo gioco ce ne sarebbero, di cose ce ne sarebbero da dire tante. Le andiamo a vedere domani. Vedete che sopra ci dice 8 giorni all'estate. 8 giorni all'estate perché ora siamo in inverno. Il gioco parte col gelo, cioè si vede proprio il gelo sul terreno. E all'inizio io avevo un pochino sottovalutato questa cosa perché avevo pensato che fosse una cosa grafica. In realtà non è proprio così, perché in pratica niente, non c'è niente, credo non ci sia neanche più niente nel secchio, infatti non me lo dà più. Ok, la cosa interessante, adesso faccio passare il giorno, però là in fondo vedete che c'è un capanno. Quando arriva l'inverno, dovete l'inverno inverno, dovremmo essere in Alaska qui. Quando arriva l'inverno inverno dovete mettere tutte le vostre cose, queste qui, apparecchiature, macchinari, tutti dentro lì. Perché poi si va in albergo e si dorme, diciamo, fino a primavera, fino al disgelo. Se le lasciate qui, al ritorno sono rotte. E rotte significa con delle parti da sostituire. Ad esempio, qui nel motore dell'auto, vabbè, avete il filtro, avete la batteria e poco altro, oltre che le gomme che sono sostituibili. Per alzare la macchina vi serve il caric, insomma, sono un po' di cose. I macchinari più grossi hanno le ruote dentate, i denti proprio dello scavatore, hanno un sacco di cose da riparare e se vi trovate una macchina rotta con l'acqua ghiacciata all'interno è un po' un problema. Così come in estate e in estremo inverno l'acqua qui non è più corrente ma è ghiacciata, quindi dovete, ed è quello che vorrò fare prossimamente, andare a prendere un serbatoio che io prenderò questo generatore da generatore, pompa d'acqua alimentata a gasolio e la collegherò a una cisterna e riempirò l'acqua così avrò un po' d'acqua per l'estate. Ovviamente qua il gioco ci dà anche la possibilità, pagando una barca di soldi, di ricostruire questa cisterna. Quindi spendendo 150.000 dollari, mi pare, sì, potete acquistare e rimettere a nuovo questa cisterna qui, quindi è molto molto interessante come cosa. Ora andiamo a dormire. Questo è un appezzamento che ci viene dato in comodato gratuito, ma in realtà di soldi se ne prendono. Quindi infatti adesso andiamo a vedere. Dormiamo fino all'alba e dopodiché andiamo in città. Si sono pigliati un po' di soldi. Ho scavato 3 metri cubi finora, ho guadagnato 81 grammi d'oro. Ho pagato un affitto in denaro di 757 dollari. Cioè l'affitto c'è comunque, anche se all'inizio ci viene detto di no. Allora, vedete che i tasti sono tanti, si può attivare o meno la trazione. Tolgo il freno a mano, accendo
la macchina e partiamo, andiamo in città. Ovviamente questa è una visuale che è molto carina, abbastanza anche legnosa a tratti, con questa ci si trova meglio, anche se in realtà si perde un po' di realismo. Qua abbiamo una zona dove devo ancora esplorarla bene, però appoggiando le merci, i prodotti, gli oggetti, insomma, su quel reticolo, si va al registratore di cassa e viene venduto. Questa è la rimessa dove si mettono dentro le cose. Se si paga anche lì una barca di soldi, si può attivare il fast travel e quindi viaggiare velocemente da una parte all'altra, credo anche col mezzo. Ops. E si danneggiano anche le auto, infatti vedete in basso a destra c'è anche l'icona del motore, check. Ovviamente se lo guardate invece dall'interno ci sono vari indicatori che vanno ad accendersi, possiamo accendere anche le luci. E se noi parcheggiamo il veicolo e lasciamo le luci accese ci troveremo con la batteria a terra. Questa invece è una fabbrica. La fabbrica è interessante perché vedete che c'è questo reticolo qui. Quando impareremo, e sarà il mio prossimo step che farò, impareremo a separare anche la magnetite dal terreno. La magnetite è un'altra cosa che possiamo vendere insieme a loro. Loro intanto ce l'hanno sequestrato praticamente tutto, perché se ne prendono una parte. Quindi io mi guardo sempre le giornate fino all'ultimo e non gli lascio niente. Quindi se non possono prendersi loro, si prendono dei soldi. Si sono presi anche abbastanza poco. E io non ho intenzione di comprare questo giacimento. Il giacimento, una volta che lo affittate, pagate l'affitto. Se invece lo comprate, nessuno vi dice più nulla. Di giacimenti ce ne sono alcuni. Guardi, possiamo vedere qua. C'è il vecchio Arnold, c'è Riverton, c'è questo e c'è questo. Ce ne sono un po'. Si può vedere anche la mappa dell'oro, che non so esattamente ancora cosa sia. Comunque, e qua arriviamo in città. In città ci sono alcune cose. C'è la torre dell'acqua che si vede già da qui, con cui possiamo venire a riempire la cisterna pagando. Abbiamo il venditore di mezzi pesanti. Mi servirà poi uno scavatore che comprerò e farò trasportare direttamente là. Ogni giacimento, diciamo, ha un tot di slot di mezzi che possiamo tenere. Quindi, qua abbiamo, allora, questa è la strada principale. Abbiamo la banca in cui possiamo, vi faccio vedere subito, prendere. Guardate che il carburante costa anche parecchio, quindi si viene qui e si può andare a migliorare, quindi a aumentare il numero di macchine. E questo è l'appezzamento del vecchio Glenn, che posso affittare, acquistare, no, no, scusate, banca del vecchio Glenn, scusate, l'appezzamento dell'anno è il nostro, ok, posso andare ad acquistarlo, perché affittarlo no. Non ho abbastanza soldi, mi costa 600.000. L'altro invece lo affittiamo per 300.000, lo compriamo per 1.200.000, 500.000, 1.800.000, 800.000, 2.400.000, insomma ce ne sono 4. Posso vendere i lingotti che ho prodotto, posso vedere il valore, è adesso in aumento l'oro, quindi sarebbe da andare a scavare. Mentre invece per quanto riguarda i negozi, faccio vedere, tolgo il freno a mano perché sennò va avanti. Allora, vabbè, procedendo lungo questa strada c'è il distributore di benzina. Procedendo invece dall'altra parte c'è il fonditore d'oro. Adesso vi faccio vedere il negozio dove magari andiamo a comprare qualcosa, così spendiamo un po' di soldi e facciamo girare l'economia. Mannaggia, io spero sempre che non mi si rompa sto coso perché non so come ripararlo. E spengo, freno a mano, scendo. Allora, vedete, intanto ci sono un sacco di cose da comprare, tra le taniche per la benzina, i secchi, le casse. Abbiamo il ripartitore di potenza, abbiamo il raccordo cavi, basso voltaggio, alto voltaggio. Questo è un raccordo. Credo mi serva questo, cavo alimentazione alto voltaggio. Ho già comprato il generatore, che mannaggia, mi sa che l'ho dimenticato sulla macchina, è possibile? No, allora l'ho scaricato, l'ho messo da qualche parte di là, a casa. L'ho messo forse nel... perché poi quando piove dovete fare attenzione a mettere al coperto tutte le cose elettriche che possono rompersi, fondersi, insomma, anche con i fulmini temporali. Allora, io compro un po' di cose, te devo dire. Compro questo, compro il cavo a basso voltaggio, compro un po' di cose, così almeno
L'accordo costerà un voto, no, non costa, lo compro anche lì. Ok, tubi dell'acqua. Vedete che qua c'è un ripartitore idraulico, c'è un giunto. Raccordo per tubi spessi, raccordi per tubi flessibili, costano tutti un po'. Abbiamo tutti i mezzi grossi, questo è quello che ho comprato, impianto di lavaggio mobile, rimorchio per magnetite, questo serbatoio della cisterna d'acqua, d'acqua a diesel. Ah, ha già la pompa integrata, sarebbe molto utile. A parte che ho già il generatore, vabbè, questo è per il carburante, perché è l'unico modo, diciamo, di fare carburante ai mezzi pesanti, tipo le ruspe e quelle cose lì. Qua abbiamo niente perché si va di là. Vabbè, non vi ho fatto vedere, là in fondo ce ne sono ancora, c'è ancora un botto di roba. Qua, vabbè, c'è quello per il catino, un altro per N2, anche un setaccio. Il gioco non è multiplayer, è un gran peccato. Questo è le gomme, vedete? Gomma ruota per il fuoristrada, ruota per il rimorchio. Poi ci sono le ruote rinforzata anche per il rimorchio, ci sono tubi, ci sono tubo del separatore, una pompa di benzina, un tubo impianto di lavaggio, cioè praticamente si fonde il motore dell'impianto di lavaggio mobile, che è quello che abbiamo visto là al campo, lo dobbiamo venire qua a comprare. Rinforzo del radiatore, abbiamo tubi condotto a pompa d'acqua, abbiamo leve del rimorchio, cioè si rompe tutto, addirittura tutti questi ingranaggi qua li tiriamo fuori dai macchinari, rotti anche i filtri, insomma c'è un sacco di roba, anche un crick. Il crick ci serve se dobbiamo cambiare la gomma, la batteria, la possiamo sostituire, ci serve, vedete qua abbiamo per vendere i numeri, trapani, cacciaviti, piedi di porco, insomma abbiamo tutte le cose. Allora adesso andiamo qua e paghiamo 105 dollari, cavo, io... Compro due, basso voltaggio. Ok, tubi dell'acqua magari. Mannaggia, non lo so. Cioè, di tubi dovrei già averne due, quindi compro un raccordo. Posso, sì. E un altro tubo spesso. E poi mi compro anche questa. No, beh, 8.000 cavoli, 8.000 è tanto per una cisterna. Però in effetti sta arrivando l'estate, quindi niente, la compro, ma facciamo questa piccola quest oggi. Ho speso praticamente tutto, devo andare a pagare. E poi dobbiamo caricare la roba. Ok, 9.000 dollari, dai, ne ho ancora, dai, però. Allora, qua lo vedete, lo andiamo a agganciare in strada. Per intanto andiamo a caricare tutta la roba che abbiamo comprato. Ricarichiamo i tubi. Il gioco non è ottimizzatissimo, ma rispetto a mesi o anni fa è tutta un'altra cosa. Quello devo ammetterlo. Sto cercando di incuriosirvi il più possibile, perché di concetti veramente ce ne sono tanti. Per quanto sia un gioco dove si scava solo l'oro, il dover gestire il tempo atmosferico, dover gestire il tempo, non trovarsi magari con dei problemi, con tutto ghiacciato e non avere la possibilità di riempire l'acqua d'inverno e quindi non poter lavorare, è veramente bella come cosa. Avevo chiesto un prestito, sono riuscito a ripagarlo tranquillamente. Boh, andiamo. Tolgo il freno a mano, accendo il motore. Andiamo a riempire la cisterna. Andiamo a prendere la cisterna. Allora, io adesso non so se posso farlo anche senza scendere. Comunque, io vedete che mi avvicino e continuo a fare cariolate. Dai una botta di acceleratore. Fa fatica perché siamo in retromarcia. Allora, dai, fai il bravo. Vi garantisco che l'ho agganciato, l'altro che ho preso, in 2 secondi. Ok, metto adesso il freno a mano, adesso vado ad agganciarlo. Perfetto. Mo' andiamo a casa. Allora, inizio già un pochino a imparare dove si va, qua dalla polizia. E portiamo tutta sta roba là e poi inizieremo magari a montare e a vedere come fare. La cosa bella di questo gioco, adesso appena arriviamo là alla,
al giacimento, vi faccio vedere, perché il gioco ha tutta una serie di video e spiegazioni integrati, quindi vi fornisce tutto, e al momento ha anche un DLC che si chiama Frankenstein e aggiunge un macchinario costosissimo per la per setacciare loro, quindi. E c'è anche, dicevo, un tutorial veramente bello, perché il tutorial non vi fa partire dall'inizio, vi fa partire dalla fine, cioè vi fa fare delle cose con una macchina avanzatissima, dopodiché vi resetta e vi porta all'inizio, dove vi fa fare, vi spiega le cose base. E a quel punto, secondo me, è una cosa fatta veramente bene, perché vi fa capire che tutto quello che fate poi nella seconda parte del tutorial sono tutte cose macchinose, noiose, ripetitive, e che vi fanno guadagnare niente rispetto a quanto si scavava prima, e vi fa apprezzare di più quello che poi andate a comprarvi e ottenervi, piuttosto che partire senza subito dal basso col tutorial e non sapete effettivamente che cosa vi serve dopo, e quindi vi annoiate subito. Vi fa vedere prima all'inizio che cosa fate su larga scala e poi vi butta nella realtà. Infatti io mi sono reso conto di quanto si guadagna così e non oso immaginare quanto si guadagna usando quella fare A. Quindi insomma, adesso mollo anche questa qui. Ok, stop. Ah. Ok, stoppati. Frena. Fermo. Ok, adesso si va addirittura a sganciare tutto. Vedete che qua si apre, si sgancia. Riaccendo il motore. Risposto, posso agganciare anche quello, vedete, non bene. Allora, diamo un'occhiata qua intanto che cosa si può fare. Allora, c'è out e in, vabbè, out, cacchio vuol dire out, cioè devo riempire l'acqua io, quindi qua ci mettiamo, va bene. Questo cos'è? Ah, in e out. In lì. Ok. E out. Perché out? In. Vabbè. Adesso diamo un'occhiata. Vi faccio vedere se riesco con il tubo. Se io prendo il tubo e lo aggancio qua. Vedete che agganciato, posso andare fino a un certo punto, posso andare fino, vediamo se ci arrivo, fino all'acqua. Vedete che il tubo me lo sta tirando in modo ok, molla, perfetto, abbiamo tirato il tubo in fino lì. Non so come funzioni, devo andare a studiarmelo. Per adesso vi faccio vedere, prima di chiudere, anche la, vediamo se abbiamo ancora carburante per poter alimentare il motore. Ah beh, ci viene dato col 20%, io adesso vediamo. Sì, va bene, dai, non si agiti. Allora, abbiamo stop start, vediamo se va. Si è spento. Analizzatore, voglio vedere se c'è qualcosa che non va. No, è tutto regolare. Allora, devo tirare qualche leva magari. A me piace da morire sta cosa, che comunque bisognerebbe capire in e out che cavolo vuol dire. Qua pompa l'acqua dentro. E out dove va? Non ho due tubi, non ne ho presi due. Uso i cavi elettrici. Giunto. Beh, intanto prendo anche questo cavo elettrico qui, che vedete che poi posso andare a metterlo qui. Lo metto qui. Ok, e adesso lo mollo lì, così. Poi si allunga, va alla lunghezza massima. E qua abbiamo un generatore. Un generatore portatile, quindi va a generarci tot kilowatt. E non capisco quale sia il problema, e magari qualcuno poi me lo dirà. Non so, devo aprire il rubinetto perché il motore proprio cede subito. Allora, questo è l'in e questo è l'out, ma non capisco,
L'out de che? Perché alla fine... Boh. Non voglio neanche andare a smontare il tubo là della, dell'acqua. Massimo ne vado a comprare un altro dopo. Però insomma, questo può essere un primo aggiornamento per mettere via un po' d'acqua. Pompare un po' d'acqua all'interno. Anzi, dire la verità. Se io pompassi... Scusa, l'acqua che io butto dentro qui. Ok. Se io andassi di là e la attaccassi qua. Ce l'hai ancora? Sì. Ok. Agganciamelo lì. Ok, abbiamo fatto un po' un giro strano. Dovremmo riavvolgere il cavo comunque. Il cavo è lì. Ha praticamente perso il... No, è questo, questo. Sì, fa un giro strano. Dovremmo riavvolgerlo un po' meglio. Comunque. Allora, lì è connesso con il filtro. Vediamo se adesso funziona. Vado ad accendere e vediamo se mi tira sull'acqua. Elva no. Boh, voglio fare un altro esperimento. Allora, prendo questo tubo. Vediamo se riesco ad attaccarlo nell'out. Scusi, perdoni. Non me lo tira più? No. Allora, facciamo così. Avvolgi il cavo. Ok, vediamo se adesso si può attaccare. Ok, attaccalo lì. Allora, il tubo va... Vuoi vedere che questo tubo... Cioè... non lo so. Vabbè, comunque, questo tubo qui... Non ne ho idea. Proviamo ad accendere, insomma. Però stavo pensando a una cosa, che se l'acqua entra e poi esce, la posso far uscire nell'impianto là. Così intanto metto via anche della scorta. Vabbè, intanto vediamo se va. No, Alva no. Comunque attendo Zed Farmer, che è stato veramente paziente con me, perché mi ha spiegato un sacco di cose. Il gioco spero vi sia piaciuto. Magari si può fare qualche altro episodio, insomma, aspetto vostre info. L'unica cosa che mi delude forse dal gioco è che mettono queste cose già preimpostate per dove mettere le cose. E mi spiace un po', perché mi piacerebbe mettere dove voglio. Poi ovviamente si può andare a scavare dove si vuole poi lì. Però qua c'è già la zona dove posizionare i pezzi grossi, cioè il setacciatore, insomma. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!